Questo qua ho detto gli faccio un blind, tanto non lo prenderò mai. Guardate. Colpa di pampa alla scala. Prendo il cecchino. Blind. È stato un blind potentissimo. Benvenuti in questo nuovo video, sono Taxis. Oggi siamo qui con una nuovissima analisi replay, signori. Perché questa partita, se la registravo in live, veniva una cosa veramente epica. Questa partita, ve la spoilerò già, è una duo. Abbiamo vinto, io e Marquez, tutti e due con 7 kill. Una cosa veramente epica, abbiamo fatto cose bellissime. Poi io alla fine sono morto e Marquez ha fatto cose inimmaginabili per vincere. Ma iniziamo subito. Salteremo dei pezzi. Cerchiamo di fare un video poco noioso, abbastanza veloce. Allora, siamo andati qua al deposito di container. C'era abbastanza gente. E qua lutto un po' di roba. Qua farò la mia prima kill, come potete vedere dalla timeline in basso. E vediamo cosa faccio qua. Allora, è sempre difficile commentare i replay. Qua ci stavamo lamentando perché la partita prima di questa siamo arrivati secondi. E stavamo lamentando che noi non sbagliamo mai niente. Siamo forti e bunghi. Però comunque arriviamo sempre secondi perché gli altri hanno più culo, si trovano nelle posizioni migliori, sempre in safe. E noi abbiamo sempre sfiga. Però abbiamo confermato che siamo OP con questa partita, abbiamo confermato che siamo OP. Ecco, tipo qua faccio la mia prima kill potentissima. Ok, va bene, abbastanza ignorante come cosa. Bene, poi qua giriamo un attimo. Terre, lottiamo. Facciamo un po' di cose. Prendiamo un po' di ceste, stiamo ancora qua, poi iniziamo ad andare verso di là. Vediamo un po'. Iniziamo ad andare verso Dusty Divot, cioè verso la save. La save, la save. Ok, ci mettiamo qua. Eccoci, andiamo qua sul bordo, vediamo se riusciamo ad avvistare gente, ma non vediamo nessuno. Non mi ricordo. Ah sì, forse qua avevamo, sì, avevamo visto quel tizio che l'ho preso. Preso una volta, ma tanto le hit con l'M4 da queste distanze non servono a niente perché fanno ben 20. Anche quello mi sa che lo prenderò. O no? Sì, eccolo, l'ho preso. E qua ci avviciniamo alle prossime kill. Aspetta, ok, guardiamo da qua. Sono quei due tizi di prima. Evitato. Questo coso gli arrivava in faccia, se non metteva al muro, ed era una kill abbastanza bella. Ok, e qua decidiamo di pusharcela perché siamo in una brutta situazione. Tizio con lo scar. Questi qua faranno una brutta fine. Quello nella base lassù farà veramente una brutta fine. Verrà shottato con potenza. Qua iniziano a tirarci le granate. Lui lo prende in headshot. Vediamo che arrivano un po' tante granate. 51. Ok, lo uccide Marquez. E io mi vado a fare il tizio nella base. Gli tiro l'esplosivo. Esplode. Prova a ribuildare. Però io lo prendo potentissimo in faccia. E questa è una bella kill. Una bella kill, dai. Ci sta. Ok. E poi qua lottiamo. Si prende lo scar. Facciamo un po' di cose. Un po' di cose fatte per bene. E qua avvistiamo il secondo. Vabbè, secondo, vabbè. La mia terza kill, che avvistiamo un tizio così. Avvistiamo che gira di là. Adesso guardiamo dalla mia visuale. Eccolo là che gira. Lo prendo una volta col fucile da caccia. Ok, in questo momento ha assai poca vita. Io lo pusherò. Inizio a tirare granate abbastanza a caso. Vabbè. E poi lui lo prende con l'M4 in faccia. E gli fa un headshot potente. Adesso guardate il mio metodo di giustiziazione. Come giustiziare le persone, secondo me. Guardate. Cosa bellissima. Sì. Questo qua ci ha droppato il dio Chug Jug. E poi qua giriamo ancora un po'. Ci dottiamo, facciamo le cose. E qua tra un po' avvisteremo un altro tizio che scorrazza. E anche questo vi dico già che non farò una bella fine, ci sarà una bella hit da parte mia, che non è questa. Qua provo a sparargli. Faccio... Cosa l'ho preso? Ho fatto 90 alla scala, ok. Infatti non l'avevo preso. Ho fatto 90 alla scala. L'ho quasi preso, però è andato veramente vicino. E qua
Abbiamo visto che probabilmente si stava curando, siccome ha fatto il tetto, ha fatto un sacco di cose. E iniziamo a sfasciargli il muro, lo prendo una volta, poi un quickscope potentissimo. Cioè questo shot, riguardiamocelo un attimo perché cosa non è questo shot? Guardate. Vado lì, visto che è sicuro, sfascio la scala, lo prendo una volta, tiro fuori il coso, lui salta. PAM! Potentissimo in headshot, cecchino leggendario, un altro chug-jug, siamo pieni di cose, launchpad. Buono, adesso qua ci sarà un attimo una situazione dove scorrazziamo per andare verso la safe. Girare così queste parti d'assalto per non rendere il video troppo noioso e troppo lungo. Cioè questo replay dura 19 minuti, quindi vabbè, è abbastanza lungo comunque. Allora, poi andiamo qua, avvistiamo un tizio dietro di noi che mi spara così. Prima pensavo fosse davanti, poi ho realizzato che non poteva essere davanti. Qua per un po' non lo vediamo. Poi lo vediamo che scorrazza da dietro un albero, eccolo là. Io provo a cecchinarlo, ma non so neanche se sparo, non mi ricordo adesso perché. Ho detto che builda abbastanza bene. Non è scarso questo. Non è alquanto scarso. Inizia a fare cose strane, lo prendo. E poi prende in headshot con l'M4, queste qui, queste hit non le ho prese ma sono andate alle mura. E poi cade e muore di danno da caduta. Abbastanza triste come morte. Non aveva niente di interessante, comunque prendiamo un po' di loot e andiamo verso la safe. Allora, la safe è in codesta zona qua. Flash Factory, quella zona lì, abbastanza bella, ci sta, sì. Ci sta come safe questa zona qua. Allora, qua vediamo un sacco di tizi nel fiume, guardate là nel fiume quanta gente c'è. Quelli là iniziamo un po' a spararli, a provare a fare qualche cosina. Questo qui non lo prendo per pochissimo, questo qui mi sa che sì, questo lo prenderò, preso. E quello là sopra, provo a prenderlo, ma non lo prendo. Dà un po' fastidio che fa vedere i danni anche alle strutture perché si confondono quando i colpi vanno veramente vicini. Qua faccio questi qua, me li faccio abbastanza heads. Pam, ne abbatto uno col cecchino, provo a sparare all'altro. Prendo in headshot una volta, poi la pusho, nel frattempo riesce anche a rianimarlo. Quindi ne dovrò fare due, ma non sarà troppo difficile. Vado qua sotto. Cado dalla scala come un ebete, ok, questo è stato appena rianimato e poi c'è l'altro. Ok, qua ho lo scar, prendo un sacco di belle cose, qua arriva un altro tizio, metto una trappola abbastanza casuale, poi gli faccio un headshot fortissimo. E niente, così qua li abbiamo killati così. Passiamo un attimo alla visuale di Amarkets, aspetta, eccolo. Passiamo adesso un attimo alla visuale dei markets, vediamo cosa sta facendo un po' di cose. Adesso lui killerà quello, io sono là nelle scale, sto facendo le scale. Adesso aspettate un attimo, switchiamo alla mia visuale. Ok, guardate questo qua, uscio un attimo così, provo a sparare con tipo 3 colpi, qua lo manco in modi brutti. O l'ho killato, ah sì, l'ha killato lui alla fine. Vabbè, comunque, bella. E qua già era una situazione abbastanza ansiogena, eravamo in 6. Non troppo buona, lui ha trovato anche il lanciamissili. Adesso io morirò attaccato da quei tizi, quindi switchiamo un attimo poi alla sua visuale. E vediamo cosa combina. Allora, ecco qua, loro arrivano, questi qua erano bravi. GG per loro. Hanno tirato bene comunque. Io qua ho fatto una cosa abbastanza brutta, ho fatto un headshot potentissimo, continuo a fargli danni, abbattuto. Io qua provo a scendere, però mi rendo conto che non è troppo una buona idea scendere così e rimango a pochissima vita e poi vengo stuprato potentemente da quel tizio. Allora, passiamo alla Markets che sta fightando. Fightando con il tizio che mi ha appena shottato. Builda, builda bene, quel tizio da sopra mi sa che è esploso per motivi alquanto sconosciuti. Ok, lui deve scappare dalla tempesta, riesce a fuggire.
Bilda non si fa prendere. E meno male. Ok. Sta buildando come un cane. Buildando tantissimo. GG. Poi si va a infilare qua dentro. E è rimasto... A questo punto sono rimasti in tre. È rimasto lui contro altri due tizi. Adesso andiamo a controllare la loro posizione. Uno è qua. L'altro sono qua, vabbè. Comunque sono qua. E si stanno avvicinando al tetto. Dov'è lui? Lui è là dietro che si sta curando a destra di questo palazzo. Loro vengono qua sopra. Anche questi... abbastanza bravi comunque, se la sono giocata bene. Lui si ritrova qua sopra. Questo colpo non so come non gli è entrato, però queste cose succedono. Ok, qua inizia a prendere con i missili. Qua eravamo già abbastanza rassegnati che non riusciamo a vincerla, perché io ero morto, loro erano in due. Era in una bruttissima situazione. Andate a infilare qua dentro, ecco qua lui si stava abbastanza incazzando perché dice arriviamo sempre secondi. Due partite di fila, arrivare secondi è brutto, però comunque lui riesce a fuggire. Riesce a fuggire, prende un headshot fortissimo da quel tizio, anche qua abbiamo iniziato a dire che comunque era una situazione molto brutta. Era una situazione veramente brutta. Oh, pinch, grazie. Ok, quindi si riesce a curare, fa una benda perché aveva poco healing, lo stanno menando fortissimo, lui però riesce a scappare da dietro e a prendersi una posizione di vantaggio e non se ne accorgono gli altri. Lui è finito qua dietro, quindi guardate adesso arrivano le cose quelle veramente epiche. Manca due shot, non so esattamente in che modo. Due, questi due non gli sono entrati. Questo invece gli è entrato potentissimo. All'altro è entrata un hit così. Qua inizia col lanciamissili per non farlo rianimare. Però continua a buildare perché ovviamente è impossibile hittare qualcuno che builda. Tranne a noi, a noi ci hittano sempre quando buildiamo. Facciamo le mura, ci passano i colpi. Qua lo prende in the face, fortissimo. Qua già si ritrova in un'altra situazione brutta. Comunque adesso sono contro uno contro uno. Adesso si ritroverà in una situazione non tanto bella. Qua rischia anche di morire di danno da caduta e fa una cosa veramente pro. Ecco qua. Si ritrova qua sopra. Uccide quell'altro tizio a terra, però vabbè. Scialla come cosa. Tra l'altro, quello che mi sta scrivendo su Discord, vabbè, ci guardo dopo. L'avversario inizia a piazzare trappole, qua è veramente una situazione ansiogena, abbiamo l'ansia veramente livelli esagerati. Qua succede una cosa che dà fastidio nel game, quando metti le scale tipo ci scivola col piede. Adesso lui arriva qua sopra, per fortuna l'avversario non lo hitta perché ha veramente poca vita, aveva tipo 23 di vita. E qua lo prende, del culo, quel tizio era confuso. Lo shot della vittoria, signori. Veramente, veramente bravo. GG a Marquez. Bravissima alla fine. Non potevi fare di meglio. Ninja può accompagnare solo. Guardate la safe era piccola. Abbastanza piccola, vabbè. E comunque, GG. Bellissima partita, tutte e due 7 kill. Ecco qua Marquez 7 kill. Io ero già esploso, però eccomi. 7 kill. Questo tizio aveva 9 kill, wow. 7 kill. Vinciamo, io da morto purtroppo, però comunque è una bellissima vittoria. Quindi per questa vittoria reale direi che potete anche iscrivervi e lasciarvi un bel pollicione su per questo video, eh? Che ne dite, eh? Lo dovreste fare, eh? Manellacci. Ma quindi per questo video è tutto, quindi vi ricordo un'altra volta di iscrivermi se non l'avete ancora fatto, condividere su tutti i miei amici. E alla prossima.